il podcastista. Ecco, come il fan cazzista. Ecco, infatti lui fa molte iniziative come questa qua, che è la prima dei games, in questi man games, cioè dedicati proprio all'uomini che si devono confrontare in diverse discipline. Una di queste è la gara di triglie. Poi c'è il duello in piscina con il fango e i noodle. Sono Ma deve schifo, essere uno schifo terribile. terribile. E poi c'è una gara di sumo della Florida. Cioè, come si fa sta gara? Bisogna versarsi la birra a vicenda, quindi bisogna scappare Scappare mentre. mentre ti versano la birra addosso. Ti piacciono Ma lo possiamo questi? fare anche qui col vino, col vino Possiamo. rosso. Con gli arrosticini Esatto, facciamo. potremmo portarlo qui. Quindi fango anziché i noodle, gli arrosticini, e Ecco. poi ti fa inseguire Oppure la la mugnaia. mugnaia, Ecco, in mezzo alla mugnaia al oppure sugo e gli fango. anellini alla pecora. Alla pecora. E qui andiamo subito immediatamente nella gastronomia. Nella gastronomia. E Beh. lui ha inventato questi giochi dove sono molto divertenti e seguiti. Durante questo Man Games c'è anche la gara di bocconi di maiale. Ma bisogna mangiare. Chissà come sono sti bocconi. E poi sono forse quelle cose che si Si mangia, si mangiano, mangia, sì. come la gara dei panini, Ah, ah, ma quello è da come gli sentirsi. americani, insomma. Esagerano sempre su questo. E poi c'è il concorso di bellezza, quello Florida Mam, e poi c'è il percorso a ostacoli per scappare da un arresto. Però in questo caso l'arresto è proprio questa corsa che scappi dall'arresto, è fatta da poliziotti veri che ti inseguono Certo. e tu devi Ecco, allora, scappare. vedi, c'era un film con Sandra Bullock in cui lei faceva la detective, era anche una detective abbastanza trasandata, che poi alla fine per essere infiltrata diventa improvvisamente buona. Quindi, L'ho e fa proprio visto. questo, il Florida Mamma, ma questa sfilata qui, Ecco ecco, che che bello. bello. Però il fatto che ti inseguono gli agenti di polizia è bello proprio, dai. È vero, poi è A forte la Pamplona ti Bullock. inseguono i E tori, quindi insomma, andresti volentieri. preferirei Ma farmi chi va a inseguire. Pamplona? Ma chi ci va a Pamplona a Lì farsi sono sadici, inseguire? no? Dice, io mi piglio il toro, Ma ci vanno anche ci persone da vanno. fuori o Ci vanno anche solo. persone da fuori e si fanno veramente male. Si fanno veramente Se male. t'acchiappa il toro, se, non t'acchiappa, ma se t'acchiappa. Insomma, questa è una cosa che ha veramente successo e gli spettatori pagano, sai quanto? 55 dollari per stare una giornata Per lì. stare Però lì, deve certo. essere veramente Ma poi c'è il forte. premio che sono 5.000 dollars. Capito? Hai capito? Non è male. Questo ragazzo si chiama Pete Murphy. È appunto un podcaster, speaker, ha ideato tutti questi giochi e non solo, inventa sempre queste cose così. Per esempio, ha inventato la corsa più pigra della storia delle corse. Dura molte ore, però il percorso è di mezzo chilometro, perché è quella più pigra, quindi devi correre proprio, vince quello che corre sempre più Con la piano. birra, sempre. Forse con la birra Secondo me, per sicuramente. progettare questi eventi, lui abbia fatto prima una bella tirata di birra Poi, e poi è andato giù a ruota libera. sì, mi sa che lui fa parte di quel gruppo. Ti ricordi i pasta farlani, là, quel gruppo americano che ti avevo Ah, detto, pasta falani, non so come si sì, chiamano. Insomma, devo rivedere. Simpaticissimi, esatto. quelli che fanno un sacco di cose così.